Un peccato perché siamo andati in vantaggio, ci siamo fatti riprendere su una bella punizione loro, l'aveva rimessa a posto e poi ci sono delle disattenzioni un po' da parte di tutti, nonostante ciò erano andati davanti di nuovo, alla fine è venuto fuori un pareggio, però insomma alla fine nel complesso non è tutto da buttare, quindi guardiamo le cose positive. E sempre comunque problemi sulle palle ferme. Sì, appunto è una questione di attenzione da parte di tutti, da difensore, centrocampista, attaccante, e magari un pizzico di cattiveria in più, però insomma ripeto, dai, guardiamo le cose positive e andiamo avanti, stiamo facendo comunque bene. Sono sicuro che tutti insieme raggiungeremo ottimi risultati. Anche oggi sei andato in gol? Sì, dai, nel senso è merito di Pippo che continua a farmi, e di tutta la squadra che continua a farmi gli assist. Io cerco di farmi trovare pronto e poi insomma è andata bene così, dai. Peccato per il risultato. Abbiamo preso qualche gol di troppo, siamo sempre riusciti ad andare avanti col punteggio e ci siamo sempre fatti rimontare. Abbiamo sbagliato piccoli particolari che fanno la differenza, bisogna migliorarli in allenamento. E dalle prossime partite far meglio, subire meno gol prima di tutto e dopo farne anche. Le palline attive è una questione di concentrazione, a volte facciamo bene, a volte ci manca e non possiamo permetterci di prendere gol su palline attive perché è tutta una questione di concentrazione, di attenzione e se l'alleniamo bene miglioreremo sicuramente. È un grandissimo risultato per quanto concerne il nostro campionato, perché fare un punto qui ci saranno poche squadre che se lo possono permettere, per cui devo fare solo un bravo ai ragazzi, ho tanti giovani, avete visto che c'era una diversità anche di esperienza in campo. La Cella comunque proseguirà a fare il loro campionato, che è quello di fare un campionato di vertice, e noi se arriviamo a fare una buona salvezza, credo che e faccio crescere la squadra, questi ragazzi che sono 97, 98, 90, cioè ce ne sono tanti, tanti. Avevo anche qualche infortunio, però alla fine abbiamo tirato fuori l'orgoglio anche, perché rimontare qui 3 volte in svantaggio e 3 volte andare a prendere la partita e poi creare anche qualche situazione favorevole, devo dire solo bravo ai ragazzi. E la sua espulsione? Ma la mia espulsione probabilmente, io stavo richiamando fortemente il mio 3 per il terzo gol, quando lui doveva, per me doveva fare un fallo tattico e doveva metterlo giù in qualsiasi modo, a costo di prendere anche un cartellino, ma è andato leggero e Tombola, che è un veterano di questi campi, ne ha approfittato, ha messo la palla in mezzo e ha trovato l'attaccante che ci ha fatto il terzo gol. La Cella resta la squadra favorita del campionato assieme al Mestrino, che io ho avuto modo di incontrare la prima di campionato quando forse non erano entrati nella mentalità di questa categoria e siamo andati a fare 3 punti in quel campo lì. Credo che adesso, alla lunga, le due squadre che si giocheranno il campionato sarà un testa a testa Arcella e Mestrino.